Siamo con Antonio Esposito, ex presidente della seconda sezione penale suprema della Corte di Cassazione. Qual è la situazione adesso della magistratura e specialmente sul lato ambientale, sui reati ambientali? Insomma, la magistratura ha sempre dimostrato una sensibilità particolare per quanto riguarda i reati edilizi, i reati ambientali, la tutela del paesaggio. Naturalmente questo soprattutto a livello di Procura della Repubblica, quindi con interventi mirati ai sequestri dei manufatti abusivi, eccetera. Insomma, c'è ancora oggi un impegno abbastanza notevole. Adesso bisognerà aspettare però e vedere che cosa farà il Parlamento sul disegno di legge Palanga, che potrebbe determinare una interferenza sull'attività della magistratura per quanto riguarda le sanzioni e le demolizioni. Sì, perché ricordiamo che comunque più o meno ogni 10 anni dal 1970 che arrivano condoni. Arrivano condoni, io ho fatto il pretore per 20 anni. Ho un poco vista la legislazione urbanistica da 30 anni a questa parte, ci sono stati 3 condoni che naturalmente hanno incentivato l'abusivismo edilizio. Si poteva pensare che con un sol condono mettere, diciamo, un poco, condonare un poco il tutto e poi ripartire da capo però applicando rigorosamente la legge. Questo non c'è stato, anzi, ripeto, è stato un incentivo nell'abusivismo con la speranza di avere ulteriori condoni che poi ci sono stati. Certo, per questo c'è un problema anche di sicurezza, poi abbiamo visto quello che è successo con i terremoti. Certamente c'è un grosso problema perché la costruzione abusiva il più delle volte non corrisponde a quelle che sono le prescrizioni in materia sismica. Oramai quasi tutto il territorio italiano è sottoposto alla legge sismica, che ovviamente comporta soprattutto costi maggiori rispetto a una costruzione ordinaria, per cui è da ritenere che il costruttore abusivo certamente non rispetterà quelle prescrizioni, quelle regole che comportano un costo molto superiore a quello normale. Insomma. E quindi questo ovviamente è molto pericoloso e ne abbiamo visto le conseguenze. Insomma.